Yeah. Yeah. Yo, yo, Yeah. Chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit. Baby, baby. Yeah. Amici della guida, sono arrivati i pinoli. Sono arrivati i pinoli, così, dal cielo, scendono dal cielo i pinoli. A parte gli scherzi, volevo ringraziare tutti. Ovviamente state notando che i video stanno avendo una qualità diversa rispetto ai soliti, e grazie a voi ragazzi, nel senso che grazie a quello che ci avete donato durante le live. Adesso ovviamente io non ho un'illuminazione perfetta e si vede, ci sono i tagli, la maglietta tipo sfarfalla, tipo Ghostbuster, però diciamo che è un pochino meglio rispetto al solito, e ripeto, è grazie a voi. Quindi al netto degli scherzi, grazie, perché finalmente vedete messi a frutto i vostri soldi, e non sono stati usati per la Porsche, che ogni tanto per fare un po' il mascalzone galante, dicevo sempre mi prendo la Porsche, però poi ho detto vabbè, facciamo che prendiamo le camere per tutti, le webcam e le varie robe per tutti, e facciamo finta di niente. E ho offerto così il caffè pagato del Mac. Allora, a parte l'evidente sorpresa, oggi andremo a parlare di qualcosa di molto importante all'interno del sistema del Signore degli Anelli, ovvero le armi. Perché? Perché le armi, come giusto che sia, direi, sono quella parte di regole che risulta fondamentale nello scegliere come muovere i pezzi, quando attaccare, con chi attaccare, eccetera eccetera, perché ogni arma ha le sue peculiarità, e le andremo a vedere. Innanzitutto i tipi di armi, andiamo a vederci un po' quali sono i tipi di armi. Ovviamente le armi sono divise in due grosse, usiamo un termine un po' aulico, due grosse macro sezioni, che sono ovviamente le armi da corpo a corpo e le armi da tiro. Penso sia inutile dire che le armi da corpo a corpo vengono usate nella fight phase, mentre le armi da tiro vengono usate nella shooting phase. Userò l'inglese perché ci sono molte parole, o comunque, usando l'inglese, keywords che molto particolari, quindi serve veramente fare molta molta distinzione. Poi non so se voi avete il manuale in inglese o in italiano, io vi consiglio di prenderlo in inglese, questo è proprio un consiglio spassionatissimo, perché secondo me vi permette anche magari nel momento in cui avete un dubbio di andare online e cercare e trovare effettivamente la soluzione a questo dubbio. Dicevamo, close combat weapon e shooting weapon. Andiamo a vederci le close combat, quindi quelle da corpo a corpo. Ci sono le armi a una mano, molto semplice. Se nella scheda del modello non c'è specificato nulla su quell'arma, l'arma è da considerarsi a una mano. Non ha particolari, per il momento, regole, ed è un'arma che viene impugnata a una mano, vuol dire che lascia libera l'altra mano del modello. Poi ci sono le armi che sono a una mano o a due mani,
per gli aficionados di D&D possiamo dire la spada bastarda, quindi quelle armi che possono essere impugnate sia a una mano che eventualmente a due mani. In questo caso, se il modello è armato con un'arma di questo tipo, ogni volta che è interessato da un combattimento deve decidere all'inizio del combattimento come utilizzerà l'arma, se a una mano o a due mani. Ci sono poi le armi a due mani. Le armi a due mani, al netto delle varie regole che vedremo dopo, sono armi che danno sempre un malus e un bonus, ovvero quando viene usata un'arma a due mani, il modello che la usa ha meno 1 sul tiro duello. Se vi ricordate quel tiro all'inizio della fase di combattimento che decide chi vince e quindi chi assegna i colpi. In questo caso, se uno utilizza un'arma a due mani, ha un meno 1. Perché? Perché l'arma a due mani è ingombrante, difficile da manovrare, e quindi nel momento in cui si va a duello per vedere chi vince, si ha un meno 1. Però, se si vince il duello, l'arma a due mani garantisce un più 1 ai tiri per ferire per gli attacchi che ne conseguono. Quindi, io sì ho un malus quando faccio il tiro per il duello, ma se lo vinco, successivamente quando tiro per ferire avrò un bonus di più 1. Perché? Perché l'arma a due mani è pesante e ingombrante, ma fa tanto 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 male. Come disse il poeta, provo a parlare questa cannonata. Ecco, voi ditelo sempre, quando voi usate un'arma a due mani, tu, quando voi le usate, fate il tiro, non dite niente prima, perché se poi perdete il tiro fate una figura veramente barbina. Non dite niente, voi fate il tiro, fate gentiluomini, tirate, vincete, perché memory del video del Mac, la mia benedizione scenderà su di voi. E a quel punto provo a parlare questa cannonata e tirate il dado. Ditelo prima di tirare il dado, non fate troppo i pavidi. Attenzione, abbiamo parrebbero finite le regole delle armi da corpo a corpo. Che bisogno c'è di aggiungere altre regole? Invece c'è bisogno. Perché ci sono due armi particolari, vedremo tutte, ma volevo iniziare da queste due persone molto particolari, che sono le spears e le pikes, che potremmo dire le lance, le lance e le picche. Perché queste armi sono particolari? Andiamo a vedere perché. Mamma mia. Ma qua manca la NASA. Allora, tutto tagliato, tutta la maglietta che sfarfalla, mamma, che schifo. Spears and pikes, perché sono importanti? Perché? Perché le spear e le pikes danno la possibilità di supportare senza essere per forza a contatto col modello nemico. Se vedete nell'immagine, questa immagine esplicativa, qua c'è scritto che Bard è fermo in un combattimento contro due orchi di Gundabad. In questo caso, il modello che è a contatto di basetta con Bard, ma che non è a contatto di basetta con i due modelli nemici, non potrebbe supportare. Ma la milizia è armata con una spear. Quindi in questo caso può supportare Bard. Dunque viene da sé che la regola è che un modello armato con una spear può supportare uno e solo un modello amico in un combattimento, anche se non è a contatto di basetta con i nemici, ma basta che sia a contatto di basetta col modello amico. Immaginatevi il milizia dietro con la lancia che cerca di colpire gli orchi mentre Bard è davanti e fa quello che deve fare. Attenzione, perché ci sono delle regole su questa cosa molto molto stringenti. Innanzitutto
la prima cosa da dire è che un modello può avere questo tipo di supporto solo da un modello armato con Spear, e un modello armato con Spear può dare questo tipo di supporto solo a un altro modello. Quindi non ci sono tipo scene alla Bruce Lee con un tipo con una lancia in mano che la gira e dà supporto a tutto il mondo. Uno e uno, quindi calcolate bene quando avete una linea con varie lance e vari modelli davanti, dividete bene quello che volete fare. Il modello che con la lancia dietro, ricordatevi che nel caso il modello davanti perda comunque il combattimento, può eseguire il movimento di make way, quindi può spostarsi per far sì che il modello davanti a lui indietreggi. Quindi il fatto che dietro qualcuno supporti non vuol dire che poi, se si perde il combattimento, quel modello non possa più muoversi. Se il modello che ha in mano la lancia, la spear, è un eroe, può decidere di utilizzare tutti i suoi punti per modificare il tiro, ma non può mai assolutamente fare azioni eroiche in questo caso. Quindi può supportare, può usare il might per cambiare il tiro, ma non può fare azioni eroiche. Quindi anche questo è abbastanza limitante. Attenzione, abbiamo visto la spear, abbiamo visto la spear, adesso andiamo a vederci, adesso vado a prendere, sto hackerando il server della GGM, sono dentro, sono nel sistema, ecco le password. Oh mio Dio, le password di Pita, oh mio Dio, è proprio volgare quell'uomo, vabbè. Allora, qui invece andiamo a vedere cosa sono le pikes, perché a questo punto potremmo dire che le pikes sono le spear sotto steroidi. Perché? Andiamo a vedere l'immagine. Innanzitutto, la pike è un'arma a due mani, quindi c'è sempre la questione del meno 1, del più 1, eccetera. Però in questo caso andiamo a vedere il contrario, quindi qui c'è un capitano Urukai che sta in combattimento, e dietro di lui ci sono due modelli che sono proprio in fila a contatto, con armati entrambi con delle pikes. In questo caso non solo il modello che è subito dietro il capitano Urukai può supportarlo, ma anche il modello che è dietro può supportare. Attenzione, perché in questo caso il giochino funziona solo se tutti sono armati con le pikes. Non il capitano Urukai, intendo tutti gli altri. Tutti devono essere armati con delle pikes, quindi non funziona il giochino che c'è un tipo in mezzo armato con una lancia e il tipo dietro ancora armato con la spike, perché non funziona. Tutti i modelli devono essere armati con una pike per far sì che ci sia questo tipo di supporto. Immaginatevi che questa, immaginatevela come una formazione da guerra, quindi persone altamente addestrate per utilizzare le picche in modo tale da supportare le persone davanti. Attenzione, perché la pike dà un enorme vantaggio, ma dà anche un possibile svantaggio, perché in questo caso non è possibile il movimento make way. Quindi se il modello davanti perde il combattimento, è da considerarsi come un modello che non può eseguire il movimento make way. Attenzione, quindi non fate i golosoni. Dopodiché andiamo a tirare via anche questo. Altri tipi di armi particolari. Allora, beh, sicuramente possiamo citare. Abbiamo citato le spear, abbiamo citato le pike, citiamo le war spear. Cosa sono le war spear? Le lance da guerra. Sono lance che funzionano come
Spear, se vengono utilizzate da modelli non a cavallo, non su cavallo, o come lance o lances se vengono utilizzati da modelli a cavallo. Li andiamo a vedere dopo, comunque hanno una duplice funzione. Poi arriviamo alle armi che io preferisco, quindi le armi elfiche. Le armi elfiche sono armi particolari, perché in questo caso danno un enorme vantaggio nel vincere il tiro di duello. Perché? Perché un modello del bene, armato con un'arma elfica, non importa due mani, una mano, elfico è proprio il tipo di arma, poi la particolarità per come viene gestita sul modello è un'altra cosa. Quindi anche come avete visto con le pikes sono due mani, mentre invece le spear sono una mano sola, quindi non è quello il problema. Le Elven Made Weapons, quindi le armi elfiche, fanno vincere il tiro di duello con un risultato di 3-6, invece che con un risultato di 4-6. Abbastanza importante come cosa. Dovesse mai un modello del male utilizzare un'arma elfica, ma a questo punto fatevi due domande e andatevi a nascondere, quel modello vincerà il tiro di duello con un tiro di 1-4. Però è abbastanza difficile, però io lo dico, però lo dice anche il manuale, quindi. E se tutte e due i partecipanti al duello hanno un'arma elfica, nessuno ha nessun tipo di bonus. Altro tipo di arma abbastanza importante è l'arma la Master Forged, quindi potremmo dire l'arma perfezionata, per prendere in prestito un termine del vecchio Warhammer 40k. Un modello che usa questo tipo di armi non soffre della penalità del meno 1 sui duelli utilizzando armi a due mani. Anche questo è abbastanza importante. Quindi se voi avete un'arma a due mani forgiata incredibilmente, è sì un'arma a due mani, ma probabilmente talmente leggera, talmente maneggevole, che non dà nessun tipo di malus, ma a questo punto dà solo bonus. Perché non dà il meno 1 per il duello, ma dà il più 1 per il ferire. Andiamo a vedere gli ultimi tipi di armi particolari e poi andiamo a vedere gli attacchi speciali che possono essere fatti per ogni singolo tipo di arma. Perché ogni singolo tipo di arma non è semplicemente uno stecco da dare in testa a qualcuno, ma può essere utilizzato a seconda di quale tipo di arma è, tipo di arma sia, per fare cose. Le lance. Le lance, diciamo che forse sono quelle un pochettino più intuitive. Perché? Perché un modello di cavalleria che usa una lancia riceve dei bonus quando fa degli attacchi, se ha caricato, mi raccomando, se ha caricato aggiunge 1 ai tiri per ferire. Questa cosa viene mantenuta anche se il modello a cavallo carica altri modelli a cavallo, basta che abbia caricato, non importa, basta che abbia caricato. E basta che abbia evitato terreno difficoltoso, però questo l'avevamo già visto anche ai tempi quando abbiamo visto la cavalleria. Do per scontato che abbiate visto tutti i video. Non dico niente, non chiedo, ma l'avete visto? Non lo chiedo perché lo so che li avete visti tutti. Attenzione anche qui, se il modello di cavalleria perde il cavallo, ok, viene disarcionato, deve per forza abbandonare la lancia e utilizzare una delle altre armi che ha nella lista della sua scheda. La lancia, ragazzi, non potete usarla a piedi. Altro tipo di arma molto, molto, molto particolare è la staffa del potere. Le staffe del potere vengono solitamente portate dagli stari, quindi sono abbastanza particolari e rare. Ma vale la pena metterle nella lista, perché magari le potreste incontrare. Una staffa del potere è un'arma che può essere usata a una o a due mani, e la particolarità di quest'arma è che dà la possibilità a chi la porta di spendere un punto di will, di volontà, ogni turno senza andare a intaccare la propria riserva. È un'arma da mago. Ultimo ma non ultimo,
la frusta, la whip. Per chi ha certi appetiti, tipo pita. Non lo dico, ma tipo pita. La frusta conta come un'arma da tiro, che ha un raggio di 2 pollici e ha forza 1. Poi andiamo a vederci le armi da tiro tranquillamente, bene. Poi ce le andiamo a vedere. Altra menzione d'onore è una precisazione del manuale che ritengo molto, molto, molto bella, perché si rivolge a noi modellisti. Ed è anche una domanda che può sorgere spontanea: ma se io voglio armare un modello in maniera diversa, perché secondo me un guerriero di Minas Tirith lo preferisco con un'arma a 2 mani, magari, non lo so, un mezzo capitaniello così, che decide che lo scudo non va bene e allora vuole l'arma a 2 mani, posso farlo? Si può fare. E viene specificato nel manuale, addirittura proprio sulla questione estetica. Se lo fate, deve essere presente sul modello. Dovete convertire il modello in modo tale che sia visibile questo cambiamento. Cosa dice il manuale? Dice che se un modello di warrior, un guerriero, o anche un eroe non col nome, quindi un eroe generico, ha un'arma che non vi piace, potete, dalla lista delle armi generiche, che sono ascia, mazza, daga, coltello, mazza frusto, quindi il flail, martello hammer, mace la mazza, maul, un altro tipo probabilmente per dire qualche materiale contundente, picca, staffa o spada, quindi qualsiasi tipo di altra arma, lo potete fare. Tenete presente che potete fare questo swap per tipi di arma, quindi se ha un'arma a una mano, la potete cambiare con un'altra arma a una mano. Se ha un'arma a 2 mani, la potete cambiare con un'arma a 2 mani. Però ci sono dei punti da pagare, quindi ci sono dei punti da pagare nel senso che se andate a fare questo tipo di cosa, il modello non eroe costerà un punto in più rispetto al normale. Il modello eroe non con nome costerà 5 punti in più. A me questa cosa piace abbastanza, perché dà la possibilità alle persone di cambiare e anche di adattare i modelli alle proprie strategie. Io personalmente qualche volta l'ho fatto, però sui modelli del Signore degli Anelli devo dire che è abbastanza difficoltoso fare conversioni, perché sono molto, tra virgolette, piccoli, perché sono anatomicamente più ragionevoli rispetto alla scala eroica che c'è magari in Age of Sigmar. Che c'è in Age of Sigmar e in Warhammer 40.000. Però devo dire che online, se voi andate a trovarvi qualcosina, vedete che ogni volta che viene fatto un lavoro a modino, i modelli ne risultano veramente veramente buoni, veramente veramente belli. Andiamo a vedere cosa sono gli attacchi speciali, gli Special Strikes. Allora, cosa sono gli Special Strikes? Ogni tipo di arma, per il solo fatto che magari è una spada, è una lancia, è una mazza, quindi è fatta in maniera diversa, qua ragazzi è la fisica, ha la possibilità di essere usata prima del duello per fare determinate cose, per aggiungere dei bonus, per dare degli effetti negativi all'avversario e questo tipo di utilizzo delle armi viene definito Special Strike, un attacco speciale che l'arma può fare. Andiamo a vedere questi Special Strike. Il primo è il Bash. Come vedete, lo Special Strike ha un nome, dopodiché tra parentesi ci sono i tipi di armi che possono eseguire questo attacco speciale. Cos'è il Bash? Il Bash è molto semplice.
è l'utilizzo di un'arma contundente non per ferire, ma per buttare a terra l'avversario. Quindi, se leggiamo la regola, vedremo che quando viene vinto un tiro di duello, chi vince il tiro può decidere di buttare a terra l'avversario e non di infliggere gli attacchi sull'avversario. Si fa una prova di forza, ovvero si tirano due dadi, si aggiunge la forza e il modello che ha dichiarato il bash aggiunge un 1 in più sul totale. Se il risultato è uguale o superiore all'altro, al risultato dell'avversario, l'avversario è dichiarato prono. Qui il manuale fa un po' il birichino perché ci butta lì un po' di meta e ci dice: Faba la leutsch, se sei in un combattimento multiplo, magari conviene che qualcuno butti a terra qualcun altro e poi gli altri lo piglino a calci. Quindi questo è il bash, che è abbastanza semplice. Adesso andiamo a vederci invece quello un pochettino più da sigaro e brandy, quelli un pochettino più. Sto occupando il tempo perché non trovo l'immagine. Ok, l'ho trovata. Che sono ovvero la finta e la pugnalata. Quante pugnalate ho preso nella guida io? Ragazzi, quante pugnalate! E sono sempre rimasto qui. E sapete perché? Perché ho sempre pensato: no, basta, me ne vado, sì, ma poi chi lo dice ai miei fan? E allora sono sempre rimasto: ma quante pugnalate, ragazzi, ho preso nella guida? Quante, quante. Una roba, guardate, una cosa. La gelosia fa fare a Pita cose che voi non avete idea, però qua la non voglio dire, no, non voglio dire nomi, non voglio fare nomi, però dico solo che la gelosia fa fare cose a Pita, vabbè, la finta e la pugnalata. Vedete che ovviamente finta e pugnalata, pugnale e spada. La finta e la pugnalata sono forse i miei special strikes preferiti perché vi costringono a pensare molto molto bene. Perché? Un modello che ha un pugnale e una spada e che ha un valore di maestria, di fight, che è uguale o superiore all'avversario, può decidere di fare una finta. Se lo fa, toglie un D3 al suo valore di maestria di fight, ma se vince il duello può rirollare i tiri per ferire di uno. Questa è la finta, quindi qualcuno che è molto molto bravo nel combattere, ma decide magari di fare la finta per far sì che l'altro magari decida di essere un pochino reckless, gli si butti contro e a quel punto allora si colpisce. La finta è molto interessante. C'è l'altro attacco, la pugnalata, quindi un modello che ha che è armato sempre con un pugnale e una spada, ma che ha un valore scusate ragazzi, ha un valore di maestria o di fight che è inferiore all'avversario, può decidere di fare una pugnalata. Quindi può di base ritirare i tiri per ferire di uno se vince il duello, ma se non lo vince si becca un colpo a forza 2 non appena il fight viene risolto. Questo serve per dare l'idea di una persona che non è molto brava con l'arma, che sa di essere inferiore di maestria all'avversario, ma decide comunque di dare il tutto per tutto per provare a buttarlo a terra. Finta e stab. Come vedete, le armi non sono stupide, non sono semplicemente dei numeri all'interno del. Adesso ho fatto il salto successivo, cioè prendo tempo in maniera organica con quello che ho appena detto. Non sono armi, non sono numeri sopra una scheda, ma vi costringono seriamente a pensare a quello che dovete fare. L'altro attacco che andiamo a vedere è il Piercing Strike e lo potete fare con le asce e le picche. Cos'è il Piercing Strike? È quell'attacco che viene fatto con armi che sono fatte apposta per penetrare all'interno dell'armatura dell'avversario. Quindi vuol dire che,
Se si opta per utilizzare un piercing strike, se si vince il fight, se si vince il duello, il modello che vince il duello che ha utilizzato il piercing strike ha un più 1 alla sua forza. Ma se quel modello perde il fight, diminuisce la sua difesa di D3. Perché? Perché ovviamente il modello ha impegnato tutta la sua concentrazione nel cercare di dare un colpo perfetto, incredibile, per distruggere l'armatura dell'avversario. Ma nel caso si perda il duello, questo tipo di colpo purtroppo ci espone. Questo è proprio il più semplice. Andiamo a togliere anche questo. E andiamo a prendere gli ultimi due. Gli ultimi due. Uno un pochettino più particolare, l'altro molto 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 semplice. Lo stun. Lo stun che si può fare con le mazze e le staffe. Cos'è lo stun? Lo stun è quando voi decidete che non avete una laurea e prendete un bastone e lo date in testa a qualcuno, sperando che quella cosa abbia un qualche effetto. Come funziona la regola? Ovviamente si dichiara che si vuole utilizzare lo stun, se il modello che ha dichiarato di utilizzare lo stun vince il fight, invece che colpire normalmente, quindi risolvere gli attacchi, ferire, eccetera, eccetera, si sceglie un avversario e si tira un dado da 6. Col 5 più o il 6 se si tratta di un mostro, vengono ridotti maestria e attacchi di del bersaglio a 1, non di 1, ma a 1. Il suo valore di shoot a 6 più fino alla fine del turno successivo. Qua vi dice di utilizzare un marker, ovviamente per ricordarvelo. Questo è molto molto tattico, anche qui è qualcosa che magari si fa nei combattimenti multipli. Si cerca di stunnare magari un avversario molto molto pericoloso in modo tale che poi possa essere meglio gestito da gli altri amici della gang. Poi l'ultimo attacco è il Whirl, che è forse quello più cinematografico, perché viene fatto con le mazzafrusti e le fruste. Come funziona il Whirl? Il Whirl è il vostro amico quando volete, quando non so, siete alla seconda birretta. C'è il combattimento, c'è un sacco di persone, dite ma sì, ma io dichiaro Whirl, tutti uuuh, 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 uuuh. No? E fate la figura e ne uscite grossi, poi magari non fate niente, ma ne uscite grossi, perché? Perché un modello che lo dichiara, innanzitutto riduce il suo valore di maestria di a 1, e già qui, uuuh, fermi tutti, cos'è? Cioè, nel senso, però se nel caso dovesse vincere il fight, quindi nel caso proprio dove voi usate tutta la fortuna che avete del mese solamente per quel tiro, non fa un tiro normale, ma fa un attacco contro ogni singolo modello che è ingaggiato con lui nel fight, ovviamente perché prende la sua arma e la rotea e colpisce tutti quanti. Come avete visto, con le armi non si scherza. Ora, la parte finale del video andrà a coprire le armi da tiro e gli equipaggiamenti particolari, che non sono propriamente armi, ma che comunque vanno a influenzare il corso del fight. Andiamo a vedere le armi da tiro. Le armi da tiro sono, rispetto a questo, molto semplici, nel senso che non hanno molte, molte regole. Io andrei a mettere in sovraimpressione sicuramente la tabella delle armi da tiro, perché questo vi dà l'idea di come sia il tiro nel Signore degli Anelli. Questa è la tabella che vi fa vedere il raggio delle armi da tiro e la loro forza. Quali sono le regole, i tipi di armi da tiro? Attenzione, come per i tipi di armi da corpo a corpo. Ci sono gli archi, ci sono le balestre, ci sono le armi da tiro a mano, ci sono le cerbottane e le fionde. Molto basilarmente,
Gli archi sono armi da tiro, possono essere di vario tipo, vedete che ci sono i dwarf bow, ci sono gli elven bow, sono di vari yurukai bow. La regola base che hanno è che il modello che è armato con questo tipo di arma può tirare solo se non si è mosso di più della metà del suo movimento nella fase precedente. Le balestre invece sono un pochettino più pesanti, però vedete che sono le pochissime armi ad avere forza 4, ma non possono tirare nello stesso turno in cui il modello ha mosso, punto. Non dovete proprio muovervi. Le armi da tiro a mano sono quelle armi, quei coltelli, il coltello da lancio, l'ascia da lancio, che viene utilizzata a strettissimo raggio e durante una carica. Perché? Perché un modello che è armato con questo tipo di armi può usare nella fase di shoot, anche se si è mosso più della metà del suo movimento, perché sono armi molto semplici da usare, molto leggere e molto veloci. Ma può utilizzarle anche in carica, ovvero quando dichiara una carica un modello può eseguire la carica, ma non viene messo a un pollice di distanza dal suo bersaglio. Una volta che viene messo a un pollice di distanza dal suo bersaglio, effettua il tiro con l'arma da lancio e non subisce la penalità di meno 1 per muoversi e tirare, attenzione, perché sarebbe un po' assurdo. Se il modello non è morto, se il bersaglio non è morto, la carica procede e viene eseguita. Se il modello muore e all'attaccante, diciamo, rimane del movimento, può completarlo facendo addirittura una carica su un altro modello, per esempio. Questo è molto molto cinematografico ed è molto molto bello quando vi capita, perché è veramente, vi fa, hai capito, la vita è dura, ma se succede. Poi ci sono le cerbottane si può sparare con la cerbottana sempre seguendo le regole degli archi, quindi non deve essersi mosso più della metà del movimento, ma hanno la regola velenose. Quando ci sarà il video sulle regole speciali le andremo a vedere tutti. Tra l'altro attenzione, perché quando ci sarà il video per come si fa una lista lo andremo a vedere, le cerbottane non contano ai fini del limite per gli archi su una lista. Si spara due volte se si sta stazionari, una volta se si muove fino alla metà del proprio movimento, non si spara proprio se si muove più della metà del proprio movimento. Ma tanto chi le usa, le fionde? Adesso cerco di calmarmi, perché ok, sono calmo. La tabella, faccio com'è, vi dai la 2, la tabella vi dovrebbe far pensare, perché la forza di attacchi a tiro è molto bassa, quindi questo è un'altra cosa che mi piace particolarmente. Il tiro, tenete sempre presente che si parla di un gioco dove non ci sono migliaia di tiri salvezza, quindi se il tiro entra e penetra la difesa, 80% delle volte il modello è morto. Quindi avere una media così bassa di forza sulle armi da tiro è molto molto importante. Ultimi e non ultimi ci sono gli equipaggiamenti speciali. Quindi quegli equipaggiamenti che garantiscono dei bonus ai modelli. Allora, su questo io sono un po' combattuto nel metterlo nel video, ma penso che ne metterò solamente uno, perché gli altri necessitano del video sulle regole speciali per essere capiti e compresi appieno. E l'equipaggiamento che ho deciso di inserire in questo video è lo stendardo, perché lo stendardo, a parte il fatto che, come vedete, le regole sono lunghe come tutto il manuale, ma lo stendardo è molto molto utile. Andiamo a vederle pian pianino. Innanzitutto, un modello che è equipaggiato con uno stendardo dà la possibilità ai modelli amici che sono interessati da un combattimento entro 3 pollici da lui di ritirare un singolo dado duello.
questa cosa ve la faccio sedimentare bene, perché capite molto molto bene che è un vantaggio enorme. Questo tipo di reroll può essere effettuato dopo che l'avversario ha tirato i suoi dadi, ma deve essere fatto prima di spendere qualsiasi punto might per aggiustare il tiro. Un modello che porta uno stendardo dà questo tipo di bonus a tutti i modelli che non sono proni, quindi un modello prono non può beneficiare degli effetti dello stendardo. Questo perché, come vedete all'interno della regola, viene detto esplicitamente che lo stendardo, insomma, dà questo bonus di morale se viene visto garrire al vento. Quindi è un po' assurdo che dia questo bonus a persone che sono a strisciare per terra. E oltretutto conta come un'arma, dà lo stesso malus di un'arma a due mani a chi lo porta, perché portare uno stendardo probabilmente da qualche problema quando poi vi vengono addosso e voi non dovete tenere in mano una bandierona e intanto tentare di salvarvi la vita. Cosa succede se un modello che porta uno stendardo viene ucciso? Se un modello che porta uno stendardo viene ucciso può decidere di lasciare lo stendardo, o meglio, un modello amico a contatto di basetta con lui può decidere di intervenire, prendere e salvare lo stendardo dalla miserevole sorte di cadere per terra. Basta che non sia prono, ovviamente, quindi il modello che cerca di prendere lo stendardo deve essere per forza in piedi e non deve essere ingaggiato corpo a corpo, quindi in fight. A questo punto semplicemente il manuale vi dice di prendere i modelli e di switcharli, quindi di mantenere il modello con lo stendardo e di togliere il modello senza lo stendardo. E ho deciso di inserire questo all'interno delle armi perché ritirare il tiro per il duello è molto molto importante. Immaginatevi uno stendardo che sta dietro una linea di elfi armati con armi elfiche, che quindi già di base vincono un duello con un risultato più favorevole rispetto a un risultato normale, e in più possono ritirare un singolo dato duello. Oltretutto il banner è molto bello perché vi permette di modellare un modello particolare, è molto cinematografico, è molto bello vederli sopra sul campo. Vi dico già subito che gli stendardi costano una fucilata. Costano una fucilata. Più di quanto spende Pita in una settimana per comprare broccoli. Vi dico solo questo. Poi lo so. Non sto esagerando. Ragazzi, che dire, il video è stato molto lungo, però era necessario perché le armi sono molto molto importanti. Nel prossimo video vedremo i poteri magici. Farò un sacco di citazioni del Mago Gabriel, ve lo dico già subito, quindi mettetevi il cuore in pace, se non vi piace non lo guardate. Guardatelo lo stesso. E intanto vi saluto e vi ringrazio ancora, perché state vedendo tutto questo che avete visto è solo ed esclusivamente grazie a voi. Quindi ancora una volta grazie, 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 e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Fidatevi del Mac. 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 Fidatevi del Mac.